Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Quando discese la parola divina e la luce brillò davanti ai pastori, nel silenzio si fermarono tutte le cose, cessarono i venti, si fermarono le foglie, l'acqua smise di scrosciare, non risuonò più alcuna voce umana. In questa notte santa siamo riuniti per celebrare il mistero del Natale del Signore. Mistero della luce che brilla nelle tenebre, della parola fatta carne, del pane disceso dal cielo. Con le antiche antifone del VII secolo attendiamo la promessa del Messia e con il rito del Rugernario che ci ha accompagnato durante l'Avvento illuminiamo l'ultimo tratto di strada. Prima di cantare come gli angeli nella notte santa, la gloria di Dio nei cieli e la pace agli uomini sulla terra, proclamiamo la nascita del Signore mediante l'antico testo della calenda. Questo annunzio ci ricorda che Cristo, Redentore dell'uomo, è il centro del cosmo e della storia. Preghiamo. Nella notte, o Padre, tu ci chiami a vegliare per ripercorrere il cammino del tuo instancabile amore e vivere di nuovo il succedersi di tante notti che hanno segnato la meravigliosa avventura tra te e l'uomo. In questa notte sarai per noi parola di pace che incoraggia e forza per riprendere a vegliare. Allontano, Padre, ogni tenebra dal cuore dei tuoi servi e dona alle nostre menti la tua luce, per Gesù Cristo, tuo Figlio, Signore nostro e nostro Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. O Sapienza, che esci dalla bocca dell'Altissimo, ti estendi ai confini del mondo e tutto disponi con soavità e con forza. Vieni, insegnaci la via della saggezza. O Signore, guida della casa di Israele, che sei apparso a Mosè nel fuoco del roveto e sul monte Sinai gli hai dato la legge, vieni a liberarci con braccio potente. Germoglio di Jesse, che ti innalzi come segno per i popoli. Tacciolo davanti a te i re della terra e le nazioni ti invocano. Vieni a liberarci, non tardare. O chiave di Davide, scettro della casa di Israele, che apri e nessuno può chiudere, chiudi e nessuno può aprire. Vieni, libera l'uomo prigioniero che giace nelle tenebre e nell'ombra di morte. O astro che sorgi, splendore della luce eterna, sole di giustizia, vieni,
illumina chi giace nelle tenebre e nell'ombra di morte. O Re delle genti, atteso da tutte le nazioni, pietra angolare che riunisci i popoli in uno, vieni e salva l'uomo che è formato dalla terra. O Emanuele, nostro Re e legislatore, speranza e salvezza dei popoli, vieni a salvarci, o Signore nostro Dio. Dalla creazione del mondo, quando in principio Dio aveva creato il cielo e la terra e aveva fatto l'uomo a sua immagine, e molti secoli da quando dopo il diluvio l'Altissimo aveva fatto risplendere l'arcobaleno, segno di alleanza e di pace, 21 secoli dopo la partenza da Ur dei Caldei di Abramo, nostro padre nella fede, 13 secoli dopo l'uscita di Israele dall'Egitto sotto la guida di Mosè, circa 1000 anni dopo l'unzione di Davide quale re di Israele, nella 65esima settimana, secondo la profezia di Daniele, all'epoca della 194esima Olimpiade, nell'anno 752 dalla fondazione di Roma, nel 42esimo anno dell'impero di Cesare Ottaviano Augusto, quando in tutto il mondo regnava la pace, Gesù Cristo, Dio eterno e Figlio dell'Eterno Padre, volendo santificare il mondo con la sua venuta, essendo stato concepito per opera dello Spirito Santo, trascorsi 9 mesi, nasce in Betlemme di Giuda, dalla Vergine Maria, fatto uomo. Natale di nostro Signore Gesù Cristo secondo la natura umana.